Belen Rodriguez ha lasciato Corona, era già successo altre volte, lascia e piglia, piglia e lascia, ma sembra che stavolta la cosa sia più seria, sembra. Allora, raccontiamo con calma tutta la storia che già ho scritto anche su alcuni blog, facciamo un riassunto. Ieri c'era la puntata di Amici qui a pochi chilometri da casa mia, 2 o 3 chilometri, a zona Sette Cammini, Roma, ai studi di Thanos, della Mediaset, c'era appunto la puntata di Amici, che ha come protagonisti, sapete bene, Emma Marrone, il ballerino tartarugato e palestrato Stefano De Martino e la Belen Rodriguez, oltre che Maria De Filippi e tutti gli altri. Emma Marrone era fidanzata con Stefano De Martino, si erano già lasciati per problemi vari. Poi si erano rimessi insieme dopo Sanremo 2011, mi sembra, adesso si sono rilasciati un'altra volta, ma sembra che Belen Rodriguez, dopo aver lasciato Corona, stia insieme a questo ragazzo, ragazzino, ragazzo, non so quanti anni ha, 20 anni, che è appunto Stefano De Martino, che oltre a saper ballare bene, evidentemente ha anche altre qualità. È successo che però ad Amici tutta questa storia un po' ha portato il pubblico a fischi. È intervenuta la padrona di casa. Voi potete o applaudire o non applaudire, ma non potete fischiare. Vabbè, la trasmissione è una trasmissione privata e loro quindi mi hanno obbligato a non fischiare. Vabbè, questa è la vicenda. Fabrizio Corona quindi non è più fidanzato con Belen. Ma sarà vero, sarà falso? È un qualcosa programmato dall'architetto del gossip Fabrizio? Non lo sappiamo. Lo sapremo presto, fatto sta che comunque adesso si parla molto di Stefano con Belen e Emma Marrone un po' arrabbiata perché comunque è stata un po' così, è rimasta delusa da questo Stefano. Martino manda delle frecciatine anche pesanti, no? Gli auguro di stare insieme tutta la vita, diciamo che questa è la voce di Maria De Filippi, no? Di Emma, che ha una voce un pochino più bella. E quindi Amici comunque sta avendo successo anche grazie a questo, oltre 4 milioni di spettatori. Ci aggiorniamo presto sempre sul Belen. Fremme, parlavo sempre di Belen, qui nel mio nuovo ufficio tra poco vedrete delle belle cose, ciao a tutti.